sicuramente è forse la fase più delicata del processo che l'amministrazione ha portato avanti fino ad adesso, si è dovuto intervenire, come detto, soprattutto per deviare le linee extraurbane. Vorrei ricordare che le linee urbane sono tutte passanti e quindi si fermavano alla capolinea di Via Plinio solo alcune corse limitate, rinforzi scolastici di fatto della linea 1 che non fanno tutto il percorso. Orbene, per fare questa operazione è necessario evidentemente deviare le linee che oggi percorrono Via Plinio, Piazza Grimoldi e Via Pretorio sull'itinerario Via Giovini, Piazza Roma, Via Rodari. Quindi rendere a senso unico questo itinerario e regolare la circolazione a sensi unici alternati in corrispondenza delle strettoie. La strettoia più critica, perché non c'è la visibilità reciproca, è quella di Via Rodari, dove è in corso l'installazione di un impianto semaforico che rileverà l'arrivo dei bus da Piazza Roma per bloccare su Piazza Verdi l'accesso ai mezzi ingombranti, mentre per i veicoli leggeri non ci sarà questo problema perché per mantenere la fluidità, perché c'è il calibro per il transito sempre a senso unico alternato e quindi a velocità molto ridotta, quale quella ricordiamola perché lì vige il 10. Sì. Lo spostamento dei capolinea in termini di regolamentazione della circolazione e della sosta comporta poi alcune modifiche in Piazza Matteotti, dove si attesterà la linea 50, non sto a descrivere il percorso, lascio poi a Autolinea questo compito, dove la provincia ci ha chiesto di spostare i tre stalli taxi per garantire lo stazionamento di questa importante linea, la più importante per il nostro. E poi in Viale Lecco si realizzerà invece un altro stallo sul lato destro, fondamentalmente proprio per accogliere i bus extraurbani che